le regioni hanno sposato la linea di aderire alla richiesta del governo su una posizione unica nazionale. Qualche volta avevamo chiesto all'inizio delle misure un po' più rigide, però abbiamo sempre scelto la linea corretta di confrontarci con il ministro Speranza, con il quale i contatti sono direi quasi quotidiani con tutte le regioni italiane e con il governo. Sui controlli all'aeroporto il presidente ha mandato una nota al ministro Speranza e al presidente del Consiglio. Ieri c'è stata la presenza dell'USMAF al coordinamento dell'unità di crisi regionale che abbiamo convocato a Palazzo d'Orlean, e in quella sede l'USMAF ha detto che si stavano intensificando in maniera significativa anche i controlli negli aeroporti. Quello che poniamo noi è una valutazione in queste ore di misure che siano quanto più possibile congrue e specifiche. A noi non basta che venga effettuato il controllo negli aeroporti se non viene fatto nelle ferrovie e nei porti. Ci stiamo ponendo, come tutte le altre regioni italiane, il tema di un'attivazione urgente di nuovi posti letto di terapia intensiva e di nuovi posti letto a pressione negativa per le malattie infettive. Contiamo di realizzare entro le prossime giornate un piano articolato, però al momento la nostra struttura, tanto come i posti letto di malattia infettiva quanto i posti letto di terapia intensiva, è assolutamente soddisfattiva. Tra l'altro dico una cosa che vale secondo me molto: in Sicilia in questo momento ci sono soltanto 5 casi di pazienti con coronavirus ospedalizzati e nessuno in terapia intensiva, e tutti sono in ottime condizioni di salute.